Benvenuti in un nuovo video. Sì, qui è tutto spostato. Ok, benvenuti in un nuovo video. Oggi proveremo insieme due barrette. Allora, ragazzi, io non so in quanti gusti, cioè comunque con l'uscita di Lidl con i prodotti proteici, non so quante barrette proteiche sono uscite, però io sinceramente sono andata stamattina e ho trovato solo loro due. Quindi ho deciso, ho detto vabbè, mi trovo visto che ho un po' di languorino, ho fatto colazione stamattina alle 7 e sono quasi mezzogiorno. Ho detto vabbè, facciamo una cosa, proviamo, le provo anche insieme a loro e così vi do anche una recensione. Non so se state notando, ci saranno in questa settimana, visto che comunque fino al 3 aprile sono chiuse le palestre, un po' tutto, un po' dobbiamo riguardarci, quindi è giusto anche che io. Uno sta a casa, ma non sto qui a farvi una ramanzina o le solite cose perché io voglio che sul mio canale c'è serenità. Se qualcuno vuole informazioni, lo deve prendere da me perché non sono nessuno, sono una persona normale come vuole, come voi e quindi tantissime informazioni ci sono su Google, tantissime cose. Mi dispiace anche che come su queste piattaforme ci sia troppo. È giusto che uno ne parla, però basta, raga. Fino a un certo punto, per informarsi, per le notizie vere, non devono uscire da noi. Da noi possono uscire dei pensieri, però, ragazzi, c'è internet. Bisogna lì, è inutile che io faccia un video e vi parlo. Cioè, no, raga, io sul mio canale voglio serenità, voglio che uno ritorna a scherzare anche se la situazione è grave. Io sinceramente posso dire che sto bene, nel senso che da me si respira ancora bene. Poi, chi lo sa, il mondo è piccolo. E quindi può succedere a tutti. Quello che dico è di essere uniti senza tante cose che si stanno sentendo, nord, sud, ma che sono queste cose? Ma io non, cioè, siamo tutti persone normali. È brutto ancora che ci sia, tra virgolette, un po' questa discriminazione. Cioè, raga, ma che sono queste cose? Vabbè, comunque, non siamo qui a parlare di questo, ma siamo qui a gustarci, a provare queste barrette proteiche, a vedere se Lidl, ne vale veramente la pena. Non ricordo quanto costano. Ma raga, ve lo lascio scritto qui, se non sbaglio non superano l'euro, o stanno 99 centesimi o un euro, non mi ricordo, ma sicuramente no 2 euro. Adesso starò dicendo una stronzata, ma vabbè, andiamo a vedere se ne vale la pena. Io inizierei da fragola, che di solito fragola e cacao si presentano così, oh. Sono sempre quelle barrette un po' più complicate, perché fragola, si sa come frutti di bosco, tende più al chimico. Allora, questa barretta è 45 grammi, ha 175 calorie, 5 grammi di grassi, 13 di carboidrati e quasi 23 grammi di proteine. Quindi, ragazzi, i valori nutrizionali sono ottimi. Io voglio fare anche una foto alle barrette perché di solito queste barrette, io non ho capito perché, del supermercato, su internet non si trovano e quindi io per fare la foto di copertina è un macello. Questo più di essere un video assaggio sembra un videolog, ma vabbè. Oddio, che profumo! No, raga, comunque profuma tantissimo e anche il cioccolato si sente, si presenta così, oh. Oddio, dentro è rosa! Raga, vi giuro che è super super buona. Si sente, poi ci sono tipo dei pezzetti di cioccolato. Si sente proprio, non di chimico, di yogurt o fragola. Sinceramente, raga, se andate al Lidl dovete prenderla. Questa barretta è buonissima. Non è per niente chimica.
non sentite per niente il gusto di chimico, anzi è super piacevole. Mi aspettavo comunque che fosse comunque un po' più dura, perché da fuori sembra dura, invece no, super morbida, non è gommosa. Buona, 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 per me ne vale la pena. E anche il prezzo è ottimo perché costa all'incirca su 1 euro ed è buonissimo. Perché di solito queste barrette proteiche le trovate sempre 1,70 euro, 2 euro, 2,50 euro. Quindi sinceramente ne vale veramente la pena. Se vi trovate alle casse del Lidl, prendetele. Se vi piace ovviamente la fragola, super promosse. Io adesso bevo e poi ne andiamo a assaggiare quell'altro là che ho anche alte, cioè ho delle aspettative molto alte. Vediamo un po', spero che non ci deluderò. Raga, quest'altra qui è sempre uguale, che poi non ha un marchio proprio. Vabbè, comunque vaniglia e yogurt. Secondo me i valori siamo quasi lì. Sì, raga, sono gli stessi valori. Vediamo, vediamo un po'. Riesco a capire. Non si sente molto questa. No, si sente di vaniglia, sempre uguale. Che poi è morbida. Eccola qui. Questo è più un gusto classico. Allora, sinceramente, è buona, però è quella cosa che non vi fa dire wow, ma ritorniamo al video, quello là, yogurtin. Lo trovate sul canale, in cui c'erano comunque due gusti. Uno proprio, che non vi spoilerò niente, per me era l'eccezione, perché era quella novità, quella cosa buona che dico, mamma mia. Invece, come io, mamma mia, lo dico per questa qui alla fragola, che è buonissima. Invece per questa qui, yogurt alla vaniglia, è molto buona, perché non posso dire che non è buona, perché dopo la finirò. È buonissima, solo che se le mettiamo comunque su una bilancia, le confrontiamo sinceramente dalle due, prendete fragola, perché vaniglia è buona, ma non è niente di che, non è quella cosa che dite mamma mia è super particolare, no, è buona, però è quella cosa semplice che sinceramente io, se vado al Lidl, io riprendo la barretta proteica a cioccolato e scusate, in fragola e cacao. Perché è molto 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 buona. Quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere, come sempre giù leggo tutto, e fatemi sapere se voi comunque l'avete provate, quale delle due preferite, oppure se ci sono altri gusti, oppure se io sono stata molto fortunata e ho trovato tutti i gusti, cioè che sono solo questi due gusti. Spero che Lidl comunque farà altre barrette proteiche. Volevo prendere anche, tipo è uscita una crema spalmabile con dei valori molto buona, ma non l'ho trovata. Molte cose non le ho trovate, ma vabbè, la mia sfiga. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!